Benvenuti, bentrovati allo speciale medicina di Domenica è sempre Domenica. Allora, la scorsa puntata abbiamo un po' conosciuto quella che è l'articolazione della spalla. La spalla è praticamente, diciamo, in mezzo a delle strutture ossee, quale l'omero, la testa dell'omero in realtà, la clavicola e la scapola, però alle volte, cosa diciamo noi comunemente? La spalla è uscita di fuori, ecco, è una maniera impropria per dire che si è andati incontro alla lussazione. Ma non è soltanto questo il dolore che si presenta alla spalla. La spalla purtroppo va in corso anche a processi di degenerazione come l'artrosi e questo nell'anzianità purtroppo è un'evenienza che spesso si verifica. Allora a quel punto che cosa fare? Sicuramente tutte le strutture muscolari, tutte le strutture tendinee vanno ovviamente esaminate dallo specialista e molta gente ricorre erroneamente alla risonanza magnetica nucleare. Invece no, per l'ortopedico basta una radiografia per poter capire quale sia in realtà il problema. Abbiamo visto che le cellule che costituiscono il tendine, i tendini, i tenociti, vanno incontro anche loro a degenerazione. Spesso si sfibrano, spesso si possono anche calcificare. Ecco lì purtroppo ci vuole l'intervento chirurgico che in parte risolve la situazione, però prima di arrivare a queste problematiche, quando si hanno dei dolori che possono essere un campanello d'allarme, è bene consultare lo specialista proprio per evitare poi tutte quegli inconvenienti che possono essere un po' più difficili da risolvere e che purtroppo poi richiederanno l'intervento chirurgico. Abbiamo parlato anche di rinite vasomotorie e di rinite allergica. Abbiamo fatto una gran bella differenziazione fra le due forme patologiche e soprattutto abbiamo chiarito il concetto che starnutire, dire ho la rinorrea, cioè vale a dire la secrezione mucosa attraverso il naso continua seguita dallo starnuto, non è detto che sia dovuto a un fatto allergico. Potrebbe essere dovuta ad altri fenomeni ed è per questo che bisogna ricorrere non alle prove allergometriche, ma a un esame citologico, proprio prelievo di cellule dalla mucosa nasale e fare una diagnosi corretta. Bene, oggi uno speciale davvero speciale, oggi con me un ospite di rilievo ad Agrigento molto conosciuto per il suo trascorso sociale, anche politico devo dire, ma noi oggi qui lo abbiamo come medico e soprattutto come chirurgo, il dottore Piero Luparello. E allora, dottore Luparello, molte persone quando incontrano o hanno a che fare con quello che è il campo sanitario e quindi con le figure professionali, mi riferisco a noi medici, cosa dicono alle volte? Dicono dottore, ho il colesterolo, dottore, ho la prostata, ma in realtà il colesterolo e la prostata che ben vengano, insomma ci stanno, e allo stesso tempo dicono ho le emorroidi. Ma le emorroidi in realtà esistono già di per sé? O sono delle situazioni patologiche per cui una persona può effettivamente ben dire ho le emorroidi? No, le emorroidi sono delle strutture anatomiche che tutti abbiamo. È un pacchetto venoso che ha una sua funzione nel contenimento principalmente del soiling, della parte liquida delle feci, per cui fungono, ecco, hanno una funzione estremamente importante. Comunemente dire abbiamo le emorroidi significa avere la patologia emorroidaria, cioè avere delle emorroidi che sono andate incontro a delle alterazioni anatomiche per cui ecco, diventano sintomatiche le emorroidi, ma la sintomaticità sta a significare che c'è una patologia di base a carico di una struttura anatomica che normalmente abbiamo. Quindi praticamente è come lo immaginiamo come un cuscinetto è vascolarizzato, Sono ecco, tre cuscinetti vascolari. sono cuscinetti vascolari. E allora, quindi servono, sono importanti perché servono al contenimento fecale, cioè ecco, hanno una loro Hanno una funzione di importanza. contenimento, sì, hanno una Ecco. funzione di contenimento. Si trovano al di sopra della linea dentata, che è una sorta di confine, di passaggio tra quello che è l'anoderma e quello che è la mucosa rettale, e hanno la funzione di appoggio a quella che è l'attività sfinteriale normale. I muscoli sfinteri ne abbiamo uno che è volontario, così riusciamo volontariamente a far funzionare, uno è involontario, fatto di muscolatura liscia di supporto, che è responsabile anche di patologie perianali. Ma allora,
Perché tanta percentuale di gente soffre di emorroidi? Cioè, quali sono le cause? Allora, innanzitutto abbiamo notizie di una patologia emorroidaria che è data dai tempi, credo, della comparsa dell'uomo sulla Terra, tant'è che nei libri babilonesi, Anche egiziani, Ippocrate. Ippocrate è più moderno rispetto a quelle che sono le tracce lasciate dai babilonesi, in cui si parla di patologia emorroidaria e la cosa che fa veramente, lascia un pochettino, desta un po' di meraviglia è che anche allora l'approccio terapeutico si basava su basi o su pratiche che ancora oggi vengono attuate. È una patologia che Quindi oggi. un'intuizione da allora che vale anche oggi Sì, chirurgicamente. perché in questi testi che sono datano 2000 avanti Cristo. Si parla della cauterizzazione dei noduli emorroidali o della legatura dei noduli emorroidali, che è una Tecniche pratica, chirurgiche una ancora tecnica chirurgica che utilizzate. ancora vengono utilizzate. E allora ci sono tante persone affette Oggi, da emorroidi, ecco, qual è sì, la... oggi credo che anzi, sicuramente la patologia emorroidaria è in incremento e si è incrementata per il cambio delle abitudini di vita e fondamentalmente per il cambio di abitudini alimentari. Oggi molti soggetti soffrono di stitichezza e la stitichezza è una concausa alla patologia emorroidaria, perché anche dal punto di vista eziopatogenetico, cioè su quella che è la causa delle emorroidi, un pochettino il target si è modificato, è cambiato. Prima si pensava che fosse una fragilità vascolare, una incapacità della struttura venosa a mantenere quella che era la pressione del sangue e quindi una congestione venosa a cui si aggiungevano fatti flogistici per cui l'emorroide era un problema di stasi venosa e di C'è cioè un flogosi, rallentamento del flusso sanguigno sì, dentro e il vaso, flogosi consensuale. infiammazione. Oggi, il primo negli anni 60-70 è stato Thompson a intuire che la patologia emorroidale non è altro che un epifenomeno di una patologia più complessa che il prolasso, per cui questi emorroidi prolassando superano la linea Z, vanno oltre la linea Z, la linea dentata, andando sotto risentono di più dell'ipertono muscolare sfinteriale, per cui si congestionano per questo. Quindi il primum movens è il prolasso dei cavoccioli al di sotto della loro posizione anatomica normale. Ecco, ma è corretto parlare come si parlava un tempo, quando ci si riferiva alle emorroidi, di vene varicose? Cioè, fanno parte delle vene varicose le emorroidi? No, 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 assolutamente. Una volta si parlava di varicose perché si associava la patologia venosa, la dilatazione delle vene, alla dilatazione delle vene delle gambe, delle varici normalmente. Lì è un problema strutturale di pressione idrostatica, la posizione eretta, qualche difetto valvolare venoso portava alle varici idiopatiche, chiamiamole Sì. idiopatiche, perché poi ci sono le secondarie che sono dovute alla trombosi venosa profonda. Le emorroidi in senso tale non sono riferibili a varici in senso Proprio stretto del figurato delle termine, della gambe, parola, della gamba. assolutamente. È un epifenomeno di una patologia più complessa che è il prolasso della mucosa al di sotto della loro, cioè della mucosa e quindi questi emorroidi prolassano al di sotto della loro sede anatomica, risentendo di quelli che sono gli influssi pressori della nuova zona che vanno ad occupare. E quindi abbiamo annoverato tra le cause la stitichezza, però insomma noi l'abbiamo anche studiato come una patologia molto frequente negli autisti, cioè coloro i quali stanno molto tempo In piedi. in piedi oppure seduti, insomma, a guidare. La vita sedentaria, il fumo di sigaretta che rientra in quasi tutti i processi morbosi, tranne nelle fratture, devo dire, il fumo di Beh, ci sigaretta. arriveremo. Ci arriveremo, esatto. Quindi queste le cause, però adesso tanti giovani soffrono di emorroidi. Può dipendere dal fatto che stanno seduti sul water molto tempo col cellulare a messaggiare e magari questo causa il prolasso di cui parlava lei? Certamente, tant'è che oggi dico la patologia emorroidaria che prima dell'appannaggio in un'età un pochettino più avanzata comincia a verificarsi anche nei soggetti più giovani.
E non v'è dubbio che la sedentarietà o il perdere molto tempo all'atto defecatorio con posizioni innaturali, dico, sicuramente dico, possono essere responsabili di un aumento della pressione intesa come sforzo defecatorio per andare in bagno. Questo sicuramente provoca una perdita del trofismo di quelli che sono i legamenti sospensori di Parks fondamentalmente. Cioè la nutrizione, il nutrimento cosiddetto ematologico. È il tessuto che tiene. Il tessuto che tiene. Il tessuto che tiene, che è il tessuto connettivo. Questo tessuto connettivo, a forza di abitudini errate, perde la sua capacità di contenimento e va incontro a una perdita della sua funzione a contenere quella che è la mucosa e il piano rettale nello sforzo defecatorio. Però dico, a parte il fatto che le emorroidi comunque ce le causiamo da quello che abbiamo detto, ma c'è una predisposizione genetica? Oppure perché molte donne dopo il parto hanno le emorroidi, altrettante donne no? Ecco, questa facilità... Questo non v'è dubbio che c'è una predisposizione genetica, ma molte donne che soffrono di emorroidi durante il parto, subito dopo il parto, poi si vedono miracolosamente guariti dalla patologia, altre invece hanno la necessità di ricorrere al chirurgo, e questo è dovuto a una predisposizione genetica nella costituzione del tessuto di sostegno alle emorroidi, che in alcuni soggetti continua a essere vigorosamente efficace e quindi riesce a far rientrare e a far risolvere il problema legato all'aumento pressorio del parto, in altri invece si manifesta quella alterazione che li porta congenitamente ad essere predisposti alla patologia. Le emorroidi sono in qualche modo invalidanti psicologicamente ad un certo punto? Bisogna ricorrere necessariamente all'intervento? Ma le emorroidi sono invalidanti nel momento in cui la sintomatologia principale, che è la sintomatologia legata alla retorragia, cioè alla perdita di sangue per via anale, o la perdita di materiale mucoso, sieroso, in parte anche fecaloide, porta il soggetto a non poter condurre una vita sociale di relazione. Quindi c'è un disagio psicologico oltre che fisico. Sono dolorose le emorroidi? Le emorroidi non sono dolorose, le emorroidi sono dolorose le complicanze delle emorroidi, non le emorroidi. Le emorroidi di per sé non hanno motivo. Cioè le emorroidi come processo morboso, che in realtà abbiamo detto all'inizio, le emorroidi esistono e ci sono, non è una patologia dire o le emorroidi. Sì, ma la patologia emorroidaria, allora parliamo di patologia emorroidaria, che non è altro che la discesa delle emorroidi nel canale anale, non sono normalmente dolorose. È dolorosa per esempio la trombosi emorroidaria, il cosiddetto ematoma perianale, che è dovuta a una trombofebite del nodulo emorroidario, che va in contrattenzione ad aumento pressorio, distensione della cute che è estremamente innervata e quindi diventano dolorose per questo. Ma le emorroidi, fino a quando sono quei gavoccioli emorroidari che fuoriescono e rientrano spontaneamente o manualmente dentro il loro sito anatomico all'interno del retto, non danno dolore. Ecco, ma chi danno soffre un po' di peso, sensazione di corpo estraneo, tenesmo rettale, il prurito perianale per le secrezioni che si perdono, ma questa è la sintomatologia, non è il dolore a cui ci riferiamo noi quando si va dal medico e si dice ah, ho dolore alle emorroidi. Molto spesso invece delle emorroidi troviamo la complicanza emorroidaria o troviamo la ragade, che è un'altra patologia estremamente dolorosa responsabile della sintomatologia del paziente. Ah, ecco, e fistole, può anche esitare L'ascesso perianale, esiste l'ascesso perianale, ma non è una complicanza delle emorroidi. L'ascesso del perianale è una patologia idiopatica o secondaria. Idiopatica quando si manifesta senza nessuna patologia di base che la causa, o altrimenti secondaria quando la troviamo per esempio nei pazienti affetti da morbo di Crohn, nelle ragadi che fistolizzano, allora lì troviamo come epifenomeno di patologia. Esatto. E allora un'altra cosa volevo chiederle riguardo alle emorroidi. Allora, il sangue di che colore è, per poter anche aiutare un po' nell'approccio diagnostico fai da te di colore quali ne sono affetti? No, qui a me preme fare una precisazione che ritengo sia estremamente importante. Nel momento in cui il paziente ha
un episodio di retturragia, di perdita di sangue, o si vede il sanguinamento provenire dalle emorroidi direttamente con deviso vedere il nodulo emorroidario che sanguina, o altrimenti imputare il sanguinamento anale a una patologia emorroidaria, anche se visibile, non è un atteggiamento prudente, perché le cause di sanguinamento sono molteplici. Sicuramente le emorroidi sono gli imputati che per primi vengono così presi di mira, ma spesso a dare il sanguinamento rettale sono patologie molto più gravi e più serie. Per cui nel momento in cui un soggetto ha una perdita di sangue dall'ano, sicuramente un atto diagnostico da fare è quello di fare un'ispezione del colon, e se il sangue è rosso vivo basta limitarsi agli ultimi tratti, arrivare alla 50-60 cm per la colonoscopia cosiddetta esplorativa sinistra, escludere che ci siano altre patologie responsabili del sanguinamento e dare la responsabilità del sanguinamento alla patologia emorroidaria vista. Ma non si è di solito abituati a rimanere tranquilli quando il sangue è rosso vivo piuttosto che scuro? Questo non fa un attimo, non dà un attimo di conforto? Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi, perché ci può essere anche una patologia tumorale tumorale a livello rettale che ti dà lo stesso sanguinamento, lo stesso colore, e quindi viene imputata la causa del sanguinamento alle emorroidi, invece rimane misconosciuta una patologia molto più grave che, se presa in tempo, può risolvere il problema per la vita del paziente. E questo è importantissimo. Allora, gli interventi, ecco, ma in che cosa consiste l'intervento per risolvere un processo emorroidario che ha avuto, insomma, una sua bella complicanza? Sì, allora, innanzitutto dobbiamo distinguere le emorroidi in gradi. Oggi vengono divisi in quattro gradi. Il primo grado è la presenza di cavocciole emorroidali congesti all'interno del canale anale, e quindi non visibili dal paziente, ma sintomatici per una sorta di distensione, e quindi per la rottura dei cosiddetti capillari superficiali, che sono delle venuzze che sono sopra la parete vascolare. Si rompono queste venuzze e c'è il sanguinamento, ma il paziente non ha sensazione di avere patologia emorroidaria. Endoscopicamente, con un anoscopio, si vedono questi pacchetti venosi aumentati di volume e congesti. E questo è il primo grado. Il secondo grado è quando il paziente... Quindi il primo grado non è grave? No, non è grave assolutamente, ma nemmeno il secondo è grave, perché il secondo grado è la presenza di prolasso emorroidario all'atto della defecazione che spontaneamente rientra in cavità rettale. E questo è il secondo grado. Il terzo grado è quando fuoriescono, e dopo manovre digitali o posizioni particolari il paziente stesso riesce a farli rientrare. Il quarto grado è quando stabilmente stanno fuori, sono i prolassi irriducibili, i cosiddetti irriducibili. Chiaramente il primo e il secondo grado sono patologie che si possono affrontare con terapia medica e di attesa, ma comunque, essendo una patologia evolutiva, se non si corregge l'abitudine di vita della posizione o la stitichezza, che molto spesso è causa della patologia, le emorroidi di primo e secondo grado passeranno al terzo e al quarto grado. Lì sarà necessario un intervento chirurgico. Ma il ritardo nelle diagnosi dipende ancora da una forma di pudore? Nella sua esperienza questo lo ha riscontrato, insomma, malgrado tanta comunicazione, divulgazione medico-scientifica, a volte purtroppo il fallimento sta lì. Sì, a me non capita questa, o meglio, vedo l'atteggiamento estremamente pudico, riservato quando vengono in visita, ma di solito sono soggetti che già sono passati al medico di base e probabilmente per un atto di vergogna provata non si fanno visitare. Allora il medico di base deve andare allo specialista, parte a fare vedere allo specialista, e vengono allo specialista. Nel momento in cui vengono, vengono con la determinazione di essere visitati, quindi hanno l'atteggiamento però alla fine, dico, la visita è una visita fattibile,
estremamente anche discreta, devo dire. Cioè noi abbiamo ricordi di visite, insomma, in posizioni da parto. Credo che anche l'intervento non si faccia più così, allora, o ancora l'intervento prevede questa posizione. L'intervento molto scomoda, insomma, per chi deve subirla. Su questo, no? Non c'è dubbio. Ma l'intervento, ci sono degli interventi che possono essere eseguiti in posizione, con paziente in posizione coricata di fianco, la cosiddetta posizione di SIMS, è una. Altri interventi che debbono essere obbligatoriamente fatti in posizione ginecologica, diciamo. Sì, lo capisco. Però sono pazienti che vengono sedati, vengono tranquillizzati, un personale dedicato. Poi capiscono che l'intervento si può fare. Certo è il presupposto mentale di dire vado a fare un intervento in una posizione... Certo, capisco, questo però, poi, un po' fine, demoralizza. Sa. Ma sedato cosa significa per fare un intervento? Allora, per fare un intervento di emorroidi si può fare o in anestesia locale, o in anestesia spinale, o in anestesia generale. Queste sono la tipologia. In generale, capisco che la paziente in anestesia generale non prova quella vergogna nella posizione. Ovviamente. Però, sa, l'anestesia generale è sempre un'anestesia generale, è un rischio in più. Con i rischi che comporta. È un rischio in più. Però la spinale non è che siano tutti, insomma, così sereni ad affrontarla. Ancora un attimo di paura c'è, malgrado ma la paura, struttura, guardi, nervosa non venga assolutamente intaccata, toccata. Perché ormai oltre l'abilità, addirittura non so se questo è attuato da tutti i chirurghi o gli anestesiologi, però c'è anche una spinale ecoguidata alle volte, no? Per essere più sereni nel iniettare il farmaco. Sì, può anche darsi, dico, però ormai la manualità degli anestesisti di quel tale che riescono a prendere lo spego vertebrale tranquillamente, senza alcun problema, assolutamente. Eh sì, e allora questo intervento, ecco, perché tanta gente chiede cosa devo fare, ho un problema emorroidario, forse devo ricorrere all'intervento, così per capire, poco allora, fa facciamo un di legatura. Facciamo un escursus su quelli che sono gli interventi proposti, sì, e ad oggi proposti. Certamente vi sono degli interventi che sono proposti per determinati gradi di patologia emorroidaria, altri che possono essere applicati a gradi minori. La legatura elastica è una, il gavocciolo viene o aspirato o con una pinza tirato dentro un sistema che poi spara alla base un laccio elastico. Questo laccio poi porta a necrosi, a caduta del nodulo emorroidario dopo tra la settima e la dodicesima giornata. Un altro tipo di terapia, così diciamo, chiamiamola minore del trattamento emorroidario, è la sclerosi, la terapia sclerosante con un'iniezione di sostanza sclerosante. Insomma, come si fa per le varici? Alla fine qualcosa in comune c'è. Certo che ce l'hanno. Come si fa per le varici? Con un'iniezione di sostanza sclerosante al di sopra del nodulo, in modo tale che si formi una sorta di sclerosi fibrotica che poi blocca l'afflusso del sangue al nodulo e si cicatrizza il nodulo. Un'altra è la legatura dell'arteria emorroidaria eco-doppler guidato, questo è un intervento che sta prendendo piede. Questo tipo di interventi sono riservati al secondo grado di patologia emorroidaria, quel prolasso che poi rientra spontaneamente. Anche il primo grado si può trattare in questa maniera, ma di solito il primo grado, nel momento in cui il paziente, fatta l'anoscopia, si trova la patologia responsabile del sanguinamento, preferisce fare un pochettino di terapia medica decongestionante o flebotrofici e andare avanti. Cosa diversa sono le emorroidi di terzo e quarto grado. Lì la terapia chirurgica si impone. Un tempo la terapia chirurgica era una terapia chirurgica messa a punto fondamentalmente al St. Mark Hospital di Londra, un ospedale che si è specializzato sulla proctologia. Lì Milligan, che era un chirurgo inglese degli anni 40, ha messo a punto la,
la tecnica di Milligan-Morgan, che non è altro che la resezione del nodulo emorroidario partendo dall'anoderma fino al peduncolo emorroidario interno, lasciando poi aperto per evitare le stenosi anali. È una terapia che ancora oggi viene effettuata. Le stenosi anali cosa sono? I restringimenti? È il restringimento cicatriziale dello sfintere anale. È una complicanza della patologia emorroidaria chirurgicamente trattata. Poi abbiamo parlato di Thompson, che ha messo a punto, o meglio ha studiato quella che è la patogenesi, l'eziopatogenesi della patologia emorroidaria, parlando del prolasso per perdita della capacità di sostentamento delle strutture connettivali. E lì si è cominciato a guardare un pochettino in maniera diversa il trattamento dell'emorroide. Non serviva più levare l'emorroide, serviva dare una sottrazione di contenimento a questa struttura. E negli anni 90, Longo, che è un chirurgo palermitano, collega di corso mio tra l'altro, nominare questa tecnica di Longo. Esatto. Ha avuto l'intuizione di utilizzare le suturatrici meccaniche, che non sono altro che dei presidi per unire due tratti di intestino nel momento in cui si fa una resezione, è una suturatrice circolare, ha utilizzato questa suturatrice per porre in atto un intervento che è un intervento di mucoprolassectomia, che significa levare parte di questa mucosa prolassata, mucoprolassectomia, ed emorroido pessi, cioè è riportare, pessia significa trasportare, riportare le emorroidi di nuovo all'interno del canale anale, nella loro posizione anatomica. Inizialmente questo intervento era stato visto un pochettino con occhio estremamente critico, oggi è l'intervento chirurgico che più si pratica in tutte le sale operatorie del mondo, a distanza di 10 anni, 15 anni. Ha visto. Sì. Ecco, i nostri medici siciliani vanno all'estero, ma anche qui riescono a dare segno di preparazione e di caparbietà nel settore in cui operano, e riescono ad avere sempre ragione. E allora, ma poco fa diceva lei la legatura, no? Per le emorroidi di secondo grado. Ecco, si lega questo malloppino di vene prolassate, ecco sarebbe il termine più corretto, e si crea una sorta di necrosi, cioè si fa morire queste cicatrizza, vene. La cicatrice è una fibrosi, per cui... E cade, ha detto cade. Ma cadono le emorroidi e quindi, ma se ne riformano altre, oppure le emorroidi sono quelle che erano e vanno via? Se hanno la funzione di comunque aiutare il contenimento fecale, una volta tolte, cosa succede? A livello sfinteriale? No. A livello sfinteriale il contenimento continua, perché avevamo parlato di quello sfintere involontario che comunque ha la funzione vicariante, e quindi non succede nulla. Assolutamente. La tecnica funziona in determinati tipi di emorroidi, e funziona perché l'aspirazione dell'emorroide all'interno di un cono attraverso un aspiratore, e poi il posizionamento dell'elastico alla base dell'aspirato fa sì che contiene anche le strutture di contenimento che ci sono dietro l'emorroide. Ecco, per cui queste strutture di contenimento che vengono aspirate all'interno di questo cono poi vengono sostituite da un tessuto cicatriziale che diventa contenente nella funzione. Ecco così abbiamo capito ancora meglio. E allora, quanto dura un intervento del genere? 20 minuti, mezz'ora. 20 minuti. Criticità di questo intervento, dottore Luparello, ce ne stanno? Di quale? Dell'intervento nei confronti delle emorroidi, dei processi patologici. Allora, per quanto riguarda la sclerosi e la legatura elastica, ecco, il rischio sono le emorragie o le flogosi perianali, le infiammazioni perianali. Le
Le emorragie sono legate alla caduta dell'eschara, e qua si entra in termine tecnico, è la caduta del nodulo emorroidario, sì, che porta via pure la parte della cicatrizzazione fresca, lascia a nudo praticamente il vaso che viene aspirato e si hanno le perdite emorragiche perianale. Possono essere anche importanti perché sono dei vasi ad alta portata. La sclerosi è la stessa cosa, perché non è altro che creare una necrosi, quindi un tessuto, una reazione chimica che porta a morte quella parte di tessuto che viene infiltrata dalla sostanza. Non viene più irrorato, viene chiuso il collegamento con il circolo, con, no? Con la legatura elastica, sì. Con la sclerosi tu non fai altro che dare un'infiammazione necrotizzante della parte dove passa il vaso, per cui viene fatta la trombosi, c'è l'eschara che non è altro che la crosta di sangue, diciamo. Sì, per intenderci, sì. Dopodiché cade quest'eschara, alla caduta dell'eschara può esserci l'emorragia. E dicevamo prima che avviene di solito tra la settima, la dodicesima, quindicesima giornata. Se per dovesse quanto, avvenire, per, non se è dovesse, detto. No, sono casi rari, ma avvengono. Per quanto riguarda invece gli interventi di chirurgia, là i rischi sono diversi. Oltre ad avere il problema del sanguinamento, che è una cosa costante negli atti chirurgici, anche minimi, oltre che massimi, oltre che di grande chirurgia, dico, lì abbiamo il problema dell'infiammazione, perché le feci sono estremamente cariche di batteri, per cui lasciando questa zona aperta l'infiammazione, quindi gli ascessi, la flogosi perianale è presente. Un'altra delle cause è il restringimento del canale anale. Ah, quello di cui parlava prima, sì. Il restringimento anale, la stenosi anale, che anche questa è invalidante per il paziente, perché la massa fecale deve attraversare uno strato anelastico che non si distende e che non accoglie il transito della scivola fecale. Questo che vuol dire? Ricorrere ad un secondo intervento per risolvere la situazione? Di anoplastica, sì, intervento di anoplastica. No, quindi ok, si interviene e si risolve il problema, certo, è meglio che non succedano, sì, queste cose, ma ogni intervento perché nasconde purtroppo un rischio. Eh sì, tutto ciò che è invasivo per il paziente. Ovviamente, ovviamente. Invece come recidive, dopo un intervento, si verificano le recidive? Le recidive si verificano certamente. Ma che sfortuna per però. Quanto riguarda, vabbè, statisticamente non sono molto, non incidono tanto, però dico, ci sono. L'intervento di Longo inizialmente ha avuto, parliamo della suturatrice, della mucoparesectomia, ha avuto un indice di recidiva molto elevato, però era legato al fatto che la tecnica era nuova, ancora non era affinata, i chirurghi non erano abbastanza. Non c'era stata una scuola ben orientata su questo tipo di intervento, anche perché lo stesso Longo, dico, l'ha iniziata e l'ha portata alla tecnica ottimale soltanto da pochi anni, perché si è visto che in molti degli interventi di emorroidectomia, di emorroide opessi secondo Longo, non si calibrava bene la quantità di tessuto rettale da levare, per cui oggi si valuta bene, si utilizzano due suturatrici invece che una e si riesce a risolvere il problema con una recidiva che è abbastanza risibile. Insomma, i malcapitati di allora hanno dato ai posteri la possibilità, ma è così, nel campo medico, nella scienza medica è così. Allora, poi sono i casi che poi ti portano ad affinare la... È chiaro l'esperienza. Allora, ritornando alla perdita di sangue causata da un processo emorroidario conclamato, abbiamo detto che dobbiamo non preoccuparci, ma sicuramente, insomma, non sottovalutare la presenza di sangue quando si va in bagno a defecare, che sia rosso scuro, che sia rosso chiaro. Ecco, l'indagine lì bisogna farla, è importante, però è anche una diagnosi differenziale con patologie maligne a livello del colon, giusto? Ecco, lei che esperienza ha con le patologie tumorali a carico del colon? Beh, guardi, io posso dirle che oltre a fare il chirurgo faccio pure l'endoscopista.
Spesso soggetti che vengono perché riferiscono di avere una patologia emorroidaria da trattare, siccome è mia abitudine, ma abitudine un pochettino di tutti i chirurghi, prima di aggredire chirurgicamente una patologia emorroidaria, far fare una colonoscopia. E spesso si trovano le sorprese, sorprese che possono essere anche banali, della semplice presenza di un polipo, o ancor più sorprese quando ci troviamo di fronte a un tumore del colon conclamato. Per questo dico, nel momento in cui c'è il sanguinamento, la cosa da fare è andare a fare la colonoscopia. Non a caso, dico, la ricerca del sangue occulto nelle feci, che è uno screening di massa che oggi si fa, serve non per sapere se uno ha le emorroidi o non ha le emorroidi, ma serve per valutare se ci sono i soggetti che hanno questa perdita occulta di sangue da sottoporre all'esame endoscopico per andare a verificare se c'è una patologia importante da trattare. Per cui, ecco, dico, io l'esperienza personale, professionale, è quella che nel momento in cui il paziente giunge alla mia osservazione per fare un intervento di emorroidi, comunque facendo l'endoscopia, alcune volte, già basta una volta soltanto, si trova quella patologia che diventa prioritaria da trattare rispetto alla patologia emorroidaria. Ma quali sono le forme aggressive dal punto di vista tumorale che si presentano nel colon? Il colon intanto ha varie porzioni, sì, ormai le conosciamo tutte, ecco. Le forme aggressive sono tutte, perché lasciate stare, tutte le forme che poi portano, hanno una prognosi maligna, non v'è dubbio. Di solito ci sono i tumori del colon destro, della parte destra del colon, che sono quelli più pauci sintomatici, cioè quelli che danno meno segno di presenza. Di solito sono soggetti che si anemizzano lentamente, molto lentamente, e il primo segno che hanno è la stanchezza, l'astenia, la facile faticabilità. Fatto l'emocromo, trovano un emocromo con un'emoglobina bassa. In questi casi la cosa da fare è andare a verificare se questa emoglobina, poi dai parametri ematologici si capisce se è un'anemia da perdita o un'anemia, certo, non da perdita. Nel momento in cui si vede che è un'anemia da perdita, bisogna andare ad esplorare il tubo gastroenterico per capire da dove questo proviene soggetto, da dove proviene il sanguinamento. Che è un sanguinamento occulto per quelli che sono i tumori del colon destro, per il semplice fatto che ancora nella sede del colon destro non si sono formate le feci, per cui il sangue che lentamente si perde e continuamente si perde viene frammisto alle feci, e nel momento in cui si defeca non si vede, non lo si vede, perché la colorazione delle feci supera quella che è la colorazione rossastra del sangue. Di cosa diversa è per i tumori del colon sinistro, dove la sintomatologia è sicuramente più precoce rispetto al tumore del colon destro, perché nel colon sinistro il sanguinamento è visibile perché le feci già sono quasi formate, allora non riesce il sangue a mischiarsi nelle feci, e quindi si vede l'eliminazione, sì, del sangue di colorito rosso, più o meno rosso, più o meno vivo, dipende dall'altezza e dalla provenienza del sanguinamento. Altra sintomatologia che spesso passa inosservata dal paziente sono le colichette addominali, cioè le doglie di addominali prima di andare in bagno, che poi passano nel momento in cui si va in bagno. E questo è un segno anche importante. Questo è un segno importante perché... Però, dottore Luparello, quasi tutti soffriamo di colite, poi le donne esseri altamente pensanti e, con sensibili. La, e sensibili con la neurocolite, insomma, la colite spastica così conosciuta, nervosamente parlando. Però ecco, non è facile discriminare tutte queste componenti sintomatologiche ad arrivare a un punto di preoccupazione. No, ci non è facile, anche, però dico, ci sono dei criteri che vanno tenuti presenti. Ci sarà un dimagramento non motivato, ci saranno delle cose che si possono addizionare e dare un'interpretazione. Ci sono dei segni... dei segni di accompagnamento che non sono però attenzionati dai pazienti, perché la doglietta è attenzionata, cioè uno deve andare in bagno, ha la doglia, va in bagno, passa la doglia, poi sta bene, passa tutto, ci si scorda di tutto. Il dimagramento è un altro di questo segno. Molto spesso quella che è la perdita dell'appetito viene fatta risalire al fatto che se mangio mi devo andare in bagno, allora se devo andare in bagno dolore, alla colica, allora ci si priva, dice no, io ho mangiato di meno,
ma un po' come l'ulcera gastrica. Un po' come ecco, l'ulcera gastrica ti fa dimagrire perché quando mangi si produce l'acido cloridrico, questo è male. L'ulcera duodenale ti fa ingrassare perché di notte ti svegli per mangiare per mangiare. Cioè è perfettamente inquadrato. Insomma, non è facile discriminare tutte le sintomatologie. Non è facile, però ci sono dei segni che vanno attenzionati e dei segni che vanno così, e per cui dico, alla luce di questi segni attenzionati, poi devono essere fatte quelle che sono le giuste indagini per rilevare il problema. Per quanto riguarda la colopatia spastico-funzionale o il colon irritabile, tutti come si affetti dice, da questa ci sono patologia. Dei criteri che sono i criteri di Roma per indirizzarci su una diagnosi, ma anche lì io sono dell'avviso che queste sono patologie la cui diagnosi è una diagnosi di esclusione. Cioè, nel momento in cui ci si presenta con la doglietta, l'alterazione dell'alveo, non bisogna etichettare il paziente, vabbè, tu hai una colite nervosa, te ne puoi andare, perché si rischia di far andare via un paziente con una patologia organica seria, certo, etichettandolo come soggetto ansioso. Però, dottore Luparello, vanno anche inquadrati in una certa fascia di età. Ecco, dico, il paziente dopo i 40 anni, ecco, magari va attenzionato, come dice lei, ma un ragazzo, una ragazza che magari ha delle fitte a livello colico, perché ormai la colite è la patologia del terzo millennio che avanza, cioè siamo tutti un po' con una vita frenetica che ci prende e che ci crea questi disturbi, anche l'alimentazione. Dedicando nella visita qualche minuto in più al paziente, anche giovane, sentendolo parlare, capendo qual è il suo stato d'animo, qual è il medico l'ansia, sempre un clinico ci si indirizza verso l'andiagnosi. Perché non scordiamoci, ci sono altre patologie che sono proprie dell'età giovanile che vanno indagate. Pensiamo a una retocolite ulcerosa, pensiamo a un morbo di Crohn. Certo, cioè, malattie infiammatorie, quindi gravissime. Non è un tumore, ma una patologia che seria. Se non ben trattata e non precocemente diagnosticata, evolve sì verso il tumore, quindi è giusto porre la giusta attenzione a dei segni che sono dei segni comuni. E quindi dico, mai sottovalutare nulla, allora. Assolutamente. È così. E allora... Ma si parla spesso di poliposi, di adenomi, ecco, familiari. Ma cosa sono, dottore Luparello? Sono delle neoplasie serie a livello del colon? Possono degenerare? Sono già degenerate? Cioè, se l'ha avuto il padre o la madre, ecco, il figlio si deve controllare? Questo fa parte, insomma, del nostro concetto divulgativo della prevenzione. Questo è un campo estremamente ampio e vario, perché ci sono dei polipi che sono... polipi che, la cui evoluzione verso la displasia e quindi verso la forma neoplastica anche maligna, questo percorso ce l'hanno. E sono gli adenomi tubulari o tubulovillosi o villosi. Questi sono tumori che potenzialmente vanno in degenerazione tumorale maligna. Poi ci sono altri polipi che sono i polipi iperplastici o i polipi cosiddetti da ritenzione, che sono dei polipi che non destano nessuna preoccupazione. Vero è che io ho cognizione di che polipo si tratta, per l'esperienza che ho visivamente me ne rendo conto, però è l'esame istologico che ti dice sono polipi da ritenzione, cioè sono quei polipi in cui la secrezione mucosa della ghiandola crea un ostacolo al canale che la deve fare defluire verso l'intestino, questo ostacolo, questa occlusione del canale porta al rigonfiamento della ghiandola e alla formazione di questi aggetti dentro il lume che hanno l'aspetto polipoide. I polipi iperplastici sono dei polipi di tipo infiammatorio, per cui sono dei polipi assolutamente benigni che non vanno incontro a degenerazione. Poi ci sono un aumento del numero delle cellule Per irritazione infiammatoria vanno incontro a un'iperplasia, quindi si gonfiano. Per spiegare il termine iperplasia, insomma. Poi ci sono gli adenomi, che sono quelli che hanno il percorso verso la forma tumorale. Consideri che... Eppure l'adenoma, noi sappiamo che non è una neoplasia maligna, l'adenoma. Nel colon non è nel così. Nel colon è un'altra storia. Nel colon è un'altra storia. Consideri che... statisticamente un adenoma che abbia un volume di 2 centimetri, il tubulare,
l'adenoma tubulare ha un rischio di trasformazione dopo 10 anni di circa il 30%. Quindi è una percentuale significativissima In medicina è una percentuale elevatissima, 30%, sono 3 soggetti su 10 che vanno incontro. Se è villoso addirittura si arriva oltre il 50% di degenerazione maligna tumorale. L'adenoma villoso siamo intorno al 40%, il tubulo villoso intorno al 40%. Questo dopo 10 anni, cioè lei vede un polipo oggi, fra 10 anni su 3 soggetti diventa una neoplasia maligna. E questi sono i polipi. Poi tra l'altro nella poliposi c'è una forma di poliposi che è la cosiddetta poliposi familiare, perché ormai è scientificamente provato che i tumori del colon nascono dalla degenerazione di polipi, dei polipi adenomatosi. C'è una forma di poliposi familiare, o meglio, c'è la poliposi familiare in cui si contano più di 100 polipi, migliaia anche di polipi nel colon, in cui la degenerazione tumorale è certa al 100%. Quindi trovata la poliposi familiare o trovato il genitore di figli o il genitore con una poliposi familiare, bisogna immediatamente andare a vedere i figli come sono messi. E lì vabbè, c'è un discorso genetico, là ci sarà un gene che promuove la cancerizzazione e che distrugge il gene oncosoppressore, quello che dovrebbe invece insomma fare un po' distruggere le cellule neoplastiche. Esatto. E quindi in questi casi succede? I figli vanno, si devono controllare. Si devono controllare, ma nel momento in cui poni diagnosi di poliposi familiare, bisogna pensare pure all'eventuale colectomia profilattica nei figli. Allora, questa, significa perché significa andare a levare il colon ai soggetti che hanno una poliposi familiare. Perché il rischio della degenerazione è del 100%. Del 100%, ma stiamo parlando di figli che hanno già la presenza del polipo inizialmente benigno, diciamo così. Sì, ma la poliposi familiare, i polipi sono benigni. Però al 100% arriveranno, è come la neoplasia mammaria geneticamente dimostrata ereditaria. Cioè la mastectomia di prevenzione si fa. Eseguita anche dalla ovariectomia, perché ovariectomia, a quanto pare c'è un 5% di rischio di fare poi il tumore ovarico, carcinoma all'ovaio, ecco, sempre per il discorso dei geni BRCA1, 2, siamo sempre lì, geni che non funzionano. Oncosoppressori, una mutazione degli oncosoppressori. Esatto, che mutano e non riescono più a bloccare l'inizio del ciclo tumorale. Esatto, ma quello che noi vogliamo capire, allora questi figli di soggetti che hanno la poliposi del colon familiare, allora hanno anche loro i polipi già presenti nell'intestino? Sì. Oppure hanno i polipi. Ce li hanno. Se non dovessero averli, perché non è detto che ci sia la combinazione genetica, ecco che salti, può saltare questa cosa, cosa devono fare? I controlli endoscopici a cadenza. Poi sarà la prima endoscopia che ti dirà quale sarà la cadenza successiva, perché se la prima endoscopia è negativa, cioè non trovi nessuna formazione polipoide, la puoi fare tra i 3 e i 5 anni, dopo 3-5 anni. Quindi insomma, se invece trovi il polipo, tu accorci i tempi di controllo per così cogliere sul nascere l'eventuale presenza di altre malformazioni. E allora, dottor Luparello, un incoraggiamento per affrontare la colonoscopia, che è il terrore di tante persone, perlomeno adesso esiste una sedazione, insomma, prima era un po' più fastidiosa, no? La colonoscopia è paziente, o meglio, chiamiamolo soggetto dipendente e operatore dipendente. Operatore dipendente perché certamente l'esperienza, la capacità di capire le manovre da fare per rendere meno fastidiosa l'esame, solo chi ha il background di averne fatte di corrisce. Tante, ovvio. Paziente dipendente perché ci sono soggetti con una soglia del dolore estremamente bassa per cui vanno incontro a lamentele appena si inizia l'esame. Ci sono pazienti che hanno
nell'anamnesi interventi chirurgici pelvici, per cui si formano delle aderenze che rendono un pochettino più difficile e fastidioso l'indagine. Il percorso, insomma, il percorso dell'endoscopio all'interno, certo, del colon. È un'indagine però che con una buona sedazione si riesce a fare tranquillamente. Poi, fra l'altro, consideri che i farmaci che vengono usati sono farmaci che danno un effetto amnestico, cioè il paziente può avere il fastidio durante l'esame, però finito l'esame, dopo 2 o 3 ore, non ricorda nemmeno di averlo fatto. Ma l'importante è non provare dolore durante l'esame, che una volta non è che si facesse questa sedazione, almeno non con... Ma i tempi sono cambiati, è cambiata prima anche... Prima questi chirurghi erano contro tutto ciò che potesse agevolare il dolore sta dentro di noi, dobbiamo sentirlo, questi chirurghi, finalmente ci siamo adeguati un po'. Una volta si diceva grande taglio, grande chirurgo, oggi i tempi sono cambiati, oggi si va alla laparoscopia dove si fanno i buchi sempre più piccoli, esatto, per riuscire a fare l'intervento. è vero. Dottore Luparello, ma esiste anche un'altra indagine virtuale, tridimensionale, che può bypassare la colonoscopia? Non è terapeutica, perché voi quando con l'endoscopio lavorate nello studio del colon, se dovesse esserci un polipo, ecco, quel polipo viene tolto, ecco, lì c'è anche un intervento che può essere in parte risolutivo, no? Ecco, l'endoscopia può essere terapeutica in tal senso, però esiste anche un'altra strumentazione alla quale ricorrono molti parenti di coloro i quali sono affetti da poliposi familiare del colon per fare questo studio, e insomma mi dica un po', è efficace? Possiamo... C'è uno studio americano che mette a confronto quelle che sono le tecniche diagnostiche per il colon per valutare l'efficacia nella profilassi secondaria dei tumori del colon. La metodica che ha il più alto grado di sensibilità e di affidabilità è la colonoscopia. È su questo punto. Su questo non ci piove. Dopodiché esistono altre tecniche, quale il clismo opaco, dove l'affidabilità è intorno al 60%, e la colonoscopia virtuale, che ha una buona affidabilità, ma manca di un passaggio, che è il passaggio che alla fine quasi tutte le colonoscopie virtuali devono ricorrere a quella utile, verifica e conferma endoscopica. Ma che senso ha allora? Ma il senso è questo, perché ci sono degli artefatti legati per esempio a materiale fecale che rimane all'interno dell'intestino, che viene spesso così preso per formazione polipoide. Allora o uno rifà un'altra colonoscopia virtuale a distanza di 15-20 giorni, un mese, per vedere se si è spostata quella formazione che occupava spazio all'interno del lume, allora erano sì del materiale fecale estraneo, o altrimenti se rimane fermo là si pone ulteriormente il sospetto che sia un polipo. Ma a questo punto il polipo deve essere andato a vedere, deve essere prelevato i frammenti per vedere di che cosa si tratta, e quindi diventa necessario andare a fare una colonoscopia. Vabbè, però potremmo anche essere fortunati e non avere un quadro di assoluta negatività. Esatto, non esserci proprio niente di dubbio. In questi casi sì, sì. Però dico, torno a dirle, in America è stato stabilito che la profilassi è la colonoscopia, la metodica più affidabile per la profilassi secondaria dei tumori del colon e per la diagnostica del colon. Solo che uno screening di massa facendo colonoscopia a tutti non è possibile attuarlo, certo. Assolutamente. E quindi salta fuori il sangue al culto nelle feci e valutare quei soggetti che sono positivi da sottoporre a colonoscopia. E sono stati trovati dei soggetti con il cancro, sono stati salvati grazie allo screening per la ricerca del sangue occulto, certamente, nelle feci. Questo è importantissimo. Soggetti anche per il papilloma virus. Sono soggetti molto spesso asintomatici, cioè che non hanno nulla, esatto, e poi vai a trovare o il polipo degenerato o il polipo francamente o la neoplasia del colon. Franco. Una bella parola sulla prevenzione, perché la sua esperienza pratica, chirurgica, insomma, avrà fatto a botte tante volte con una prevenzione che è stata un po' oscurata dalla negligenza, ecco. Vabbè, la prevenzione in medicina è un punto cardine per poter trattare in maniera rapida e definitiva patologie che lasciate andare poi
mettono in serio pericolo la vita del paziente. Per cui il sangue occulto nelle feci va fatto, specialmente soggetti superiori ai 40 anni, la colonoscopia va fatta. La ricerca del sangue occulto va fatto. È trovato positivo, la colonoscopia diventa un atto obbligatorio. Io consiglio a tutti di attenzionare la perdita di sangue dall'ano e non limitarsi a dare la colpa a una patologia emorroidale che spesso è inesistente, ma andare dallo specialista, farsi visitare, farsi controllare e sottoporsi a una colonoscopia che spesso, dico, riesce ad eliminare il precursore del cancro del colon, che è il polipo, risolvendo il problema, come dico io, per la vita con una banale polipectomia. È vero. E allora, dottore Luparello, all'inizio di questa trasmissione ho detto un medico chirurgo molto conosciuto ad Agrigento, il dottore Luparello, ecco, chi è che non la conosce, anche soprattutto dal punto di vista professionale. Però non ci limitiamo ormai soltanto ad Agrigento, provincia, eccetera. Mi pare di aver sentito che lei sia stato insignito, insomma, di una bella onorificenza riguardo la sua professione. Ora mi dica lei se è stato a livello nazionale, a livello internazionale. Ecco. Questo è importante, lo dobbiamo dire. Io non amo l'autoincensirsi, però. Alla fine dico noi. Per Agrigento. Infatti io sono contento quando Agrigento possa essere alla ribalta per fatti positivi e non per fatti negativi. Esatto. Ed è una cosa che mi inorgoglisce tantissimo da agrigentino, non per fatti personali, ma da agrigentino. Noi tempo addietro siamo venuti fuori come la seconda struttura in Italia per numero di interventi di colecistectomia fatta per via laparoscopica. Noi parliamo del privato in questo momento. Stiamo parlando di una clinica che ha, insomma, in questa gradatoria ha tenuto a bada strutture molto più grandi, nazionali, parliamo di ospedali di riferimento nazionale. E questa particolare statistica, ecco, ci è stato riconosciuto questo grande merito. In più, mi dispiace dirlo, non gradisco tanto. Però per noi questa, è importante, perfetto. Cose. Noi abbiamo partecipato con due interventi l'anno scorso, 2016, e uno nel 2017, a un congresso di rilevanza internazionale che è il Palazzini di Roma, e siamo stati i primi nella chirurgia delle vie biliari complesse, chirurgia complessa delle vie biliari. Era un filmato di un paziente che era stato gastroresecato e che aveva fatto poi una calcolosi della colecista e del coledoco, affrontata e risolta per via laparoscopica. E un altro quest'anno, per una 2017, per un altro intervento chirurgico di estrema difficoltà per la valenza tecnica, siamo stati anche in questo caso premiati a livello nazionale. Complimenti, perché fa onore anche a noi. Onore alla sanità agrigentina. Certo, perché sia pubblico che privato devono concorrere affinché si arrivi a un'eccellenza nelle prestazioni. Ma io poi una domanda prima di concludere, perché siamo a conclusione. Ma alla fine il paziente cerca il privato perché è scontento del pubblico per le liste d'attesa, o perché adesso il privato garantisce una sicurezza che prima poteva essere, ecco, il momento di dubbio nella scelta da parte dell'utenza? Adesso una clinica è una clinica certificata sotto ogni aspetto, per cui la garanzia, la salvaguardia, la tutela, il primo benessere, il primo arricchimento, che è quello che è la salute, viene garantito. Io dico sempre che noi, come strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, ci diversifichiamo in due categorie. E sono la struttura di riferimento, dove si sa che si fa una chirurgia o delle prestazioni sanitarie di alto livello e quindi sono punti di riferimento per quelle determinate patologie o per quella determinata tecnica chirurgica. Però nessuno sa come si chiama il chirurgo, come si chiamano gli operatori, chi è l'anestesista, hai la struttura. Sì. Altre strutture che invece si familiarizzano, insomma, in qualche modo. Sì. Altre strutture in cui viene cercato il professionista
e non ha valenza la struttura, ma ha valenza il professionista. Per cui la gente, dico, poi alla fine ma questa sceglie. Questa è la differenza. Questa è fondamentalmente la differenza, ma non è tra pubblico e privato, perché anche noi, dico, noi siamo una struttura privata ma accreditata al servizio sanitario. Certo. Quindi, le liste d'attesa allora ci stanno pure là. Ci stanno pure là, liste d'attesa, come se fossimo, come se fossimo pubblico. Ma, questo sì, è questo purtroppo, è vero. E vabbè, che d'attesa, il privato. Le liste d'attesa purtroppo nelle strutture ospedaliere ci saranno sempre. O ci si mette di buona lena a cercare di risolvere il problema ambulatoriale, dove le persone possono rivolgersi senza bisogno di andare in ospedale, o altrimenti si sarà costretti per fare un'ecografia, per fare una colonoscopia, per fare... Vabbè, ma tanto ormai le ecografie, secondo il decreto Lorenzin di qualche anno fa, sono diventati esami accessori, non indispensabili, da evitare fin dove si può. E così da evitare tutto quello che sta succedendo in sanità. Dottore Luparello, che sia d'auspicio buono quello che dice per il futuro, per una buona salute futura, ma al momento la sanità, non parlo di quella siciliana, non parlo di quella agrigentina, parlo della sanità a livello nazionale. Un attimo di perplessità un po' noi tutti, sia sanitari che utenza l'abbiamo, ecco. Ma vede, fino a la carenza di personale. Fino a quando, dico, io ormai un po' di anni alle spalle ce l'ho, faccio questo mestiere dal 1978. È passato tanto tempo. 40 anni, sono 40 anni. E c'è stato un viraggio nella gestione della sanità. Il viraggio è stato nel momento in cui si è passato da struttura che vedeva al primo posto l'ammalato a strutture che vedono al primo posto il bilancio. Sì. Allora si è perso di vista quello che è il mandato del medico, il mandato della struttura assistenziale. Oggi si devono guardare i bilanci, quindi un'azienda prima di pensare al malato, a mio avviso sbagliando, perché noi anche una vita salvata su un milione è un successo. Vita salvata, è una vita salvata. Poi, sa, se si va al taglio del personale per ridurre le spese, se si va al non adeguamento delle strutture, adeguamento dei presidi, a non... Si va al collasso. Si va al collasso, non c'è dubbio, ma fra l'altro si demoralizza anche il personale che ci lavora, si perde quello stimolo ad andare avanti, a cercare di essere aggiornati. Esatto, non ci si deve demotivare, noi siamo fiduciosi che qualcosa cambierà. E l'aggiornamento non è l'obbligatorietà dell'ECM, me lo lasci dire. Sì. Non è avere conseguito quei punteggi che ti consentono di dire io mi sono aggiornato, non è questo l'aggiornamento. Non è questo l'aggiornamento, è vero, ci sono tante cose che andrebbero un po' riviste, comunque speriamo in una buona sanità. La sanità non si fa per legge, si fa per mandato sui malati. Esatto, prima viene il malato, prima viene il paziente e poi viene poi tutto il resto. Esatto, è vero, è proprio così. Allora un piccolo augurio a chi ci sta ascoltando in base a tutto quello che abbiamo detto è che non sia sanità, perché lì l'augurio insomma lascia un po' ma io l'immaginazione. Io l'augurio, se me lo permette, lo faccio ai giovani, lo faccio ai nostri figli, che possano superare questo momento che è un momento... in cui difficile la nostra, da tutte ma le difficili parti, per tutti, però campi. Dico, io mi assumo la responsabilità di una generazione. Noi abbiamo distrutto tutto, abbiamo levato ai nostri giovani anche la speranza. La speranza di essere curati con un certo criterio. Ci riferiamo la sanità, io mi riferisco a tutto. A tutto. Mi riferisco anche al poter vedere una progettualità futura di vita, di lavoro, che noi avevamo. Sicuramente noi ci siamo potuti iscrivere in medicina liberamente e studiare liberamente. Oggi adesso si fanno i concorsi anche lì c'è tutto un ecco, io auguro ai ragazzi di poter vivere di vivere la giornata pensando che il futuro è bello, è roseo e si va avanti. Esatto, e di non trascurare questa parola prevenzione, di non attribuirla solo ai grandi, a coloro i quali loro spesso definiscono naftalinici, che dicono sempre le stesse cose. La prevenzione è anzitutto per voi giovani, per poter avere una crescita e una serenità in questa vita che adesso è diventata lunghissima, perché la vita media si è allungata tanto, e quindi senza inabilità, senza invalidità e tanta, tanta salute. Grazie dottore Piero Luparello. Grazie io a voi. Vi lascio con altra prevenzione, come andare un po' a scorgere quelle
formazioni colorate che spesso non sono soltanto belle ma possono tradirti, e mi riferisco al melanoma. Guardate questo video, lo dirò sempre per tutto il prosieguo di questo speciale medicina, e fate molta attenzione, non dimenticate mai che la prevenzione salva la vita. Grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.